È un appuntamento solenne quello cui stiamo per assistere, cari telespettatori, la messa di Natale in porto. Ma quale porto? Nel porto di Genova. Ecco perché siamo pronti a dar subito la linea al porto, quello che è alle nostre spalle. Ma salutiamo intanto il direttore Matteo Cantile, che condivide lo studio con noi per questo solenne appuntamento. Ciao Enrico e buongiorno a tutti. Allora andiamo subito dalla nostra Elisabetta Biancalani, che con Tiziano Berti commenteranno questi momenti molto molto particolari. La messa di Natale sarà celebrata in un capannone del porto di Genova e Primo Canale in diretta offrirà tutto questo evento. Elisabetta Biancalani, subito da te. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori da un magazzino di Ente Baccini nel porto di Genova che oggi è stato riconvertito di fatto ad una sorta di chiesa. Infatti, come rarissimamente è successo nella storia del porto di Genova, l'arcivescovo Monsignor Marco Tasca celebrerà questa mattina proprio qui la messa di Natale, un momento solenne, un momento anche ad alto significato. La città, la chiesa che entra direttamente all'interno del porto per dare un messaggio di grande unione in una città dove il porto, appunto, e la parte urbana sono strettamente connessi, talvolta non senza conflitti. Questa messa è stata voluta e organizzata da Ente Baccini. Io sono con l'amministratore delegato Alessandro Terrile. Intanto immagino sia stato complicatissimo riconvertire un capannone di fatto a chiesa. Guardate la bellezza di questo crocifisso alle nostre spalle. Ma no, non è stato complicato perché abbiamo colto l'occasione di avere questo magazzino vuoto ancora per qualche settimana e cogliendo la consueta collaborazione con i cappellani del lavoro, con Monsignor Molinari, che sono sempre vicini al mondo del lavoro e in particolare al mondo dei lavoratori portuali, abbiamo avuto questa disponibilità dell'arcivescovo Marco Tasca a celebrare una messa per i dipendenti di Ente Baccini, ma in qualche modo per i dipendenti del settore delle riparazioni navali, che vivono in queste settimane, nei prossimi mesi, un importante investimento, un momento di trasformazione, di rilancio, e quindi anche per questo, insomma, il senso era quello di fare una messa che sia anche di buon auspicio per il futuro, perché insomma, i denari di autorità portuale, in generale del PNRR, che potranno essere investiti, possono davvero diventare un'occasione di rilancio per una parte di mondo del lavoro che qui ha significative esperienze. Ed è un momento veramente di pacificazione tra porto e città. Ma io penso di sì, nel senso che è evidente che gli interessi di porto e città possono talvolta confliggere, ma l'importante è che si trovi sempre il metodo del dialogo e il metodo anche della conoscenza, ecco, perché credo che in qualche modo, anche se ovviamente è una piccola goccia nel mare, però momenti come questo debbono anche servire a far conoscere alla città che cosa si fa nel porto, quanti sono gli addetti, qual è il valore aggiunto che si sviluppa, perché insomma il porto è la grande ricchezza della nostra città e le riparazioni navali sono una grande ricchezza del porto. Grazie Terrile, io passo la linea a Tiziano Berti con il suo ospite. Grazie Elisabetta, io sono con Monsignor Luigi Molinari, che è il direttore dei cappellani del lavoro, che sono 10 nella diocesi di Genova. Monsignor Molinari, qual è il significato di questa messa oggi celebrata qui in questo magazzino? Questa santa messa viene celebrata nell'ente Baccini, che fa parte del distretto delle riparazioni navali, distretto nel quale tra lavoratori diretti e indotti ci sono circa 4.000 persone che qui lavorano quotidianamente portando a casa il pane quotidiano. Noi cappellani siamo vicinissimi al mondo del lavoro. Il cappellano in questo distretto, ecco, delle riparazioni navali è presente quasi tutti i giorni. Questa Santa Messa ha il significato di testimonianza della Chiesa verso questo distretto, proprio un momento di preghiera, di riflessione, di sensibilizzazione sull'importanza di questo ambiente di lavoro, e proprio auspicando che ci sia la massima attenzione affinché in questo ambito storico della nostra città si possa continuare a lavorare come avviene oggi. Ecco, un messaggio di unità che parte qui ancora una volta in vista del Natale, l'importanza del porto, l'importanza del lavoro. Non c'è dubbio, qui operano moltissime, alcune grandi aziende, poi
altre molte sono medie e piccole aziende. Questa Santa Messa ha significato di un messaggio affinché si crei sempre maggiore unione, collaborazione tra tutte queste entità che operano in questo ambito. Tra poco la lascio perché sta arrivando l'Arcivescovo di Genova, ma le volevo fare un'ultima domanda. Lei è anche la memoria storica proprio del lavoro e dell'impegno della Chiesa per spronare tutte le istituzioni anche a fare sempre qualcosa di più per il lavoro e per i lavoratori. Come se li ricorda questi anni? Quali sono stati i momenti più difficili qui in Porto? La Chiesa è sempre stata vicino a questi ambienti di lavoro. Momenti difficili per il Porto sono stati quelli della privatizzazione delle banchine e poi anche diciamo momenti difficili per il cantiere navale di Sestri, che adesso in forza del ribaltamento sta andando verso un futuro, ecco, di speranze e di grandi traguardi. Che cosa le dicono i lavoratori quando li incontra in questi momenti così difficili di caro bollette, di famiglie sempre più in difficoltà? I lavoratori in questi momenti di grande difficoltà, certo per le bollette, ma anche di difficoltà delle aziende, come ad esempio l'Ansaldo, Acciaierie d'Italia, parlano molto con noi e riusciamo a instaurare anche un rapporto di confidenza con un messaggio anche di incoraggiamento, assicurando che la Chiesa è molto impegnata affinché veramente ci sia sempre più giustizia e solidarietà nel mondo del lavoro. Grazie a Monsignor Luigi Molinari, buon Natale ovviamente. Tanto a voi tutti, grazie. Grazie, la lasciamo andare perché sta arrivando l'Arcivescovo e magari ci vediamo poi alla fine della celebrazione. Buon Natale. Cari auguri a Primo Canale e a tutti. Grazie, grazie a Monsignor Molinari. Vedete alle mie spalle l'altare che è stato sistemato con... è la libero, sì, tranquillo, può andare Monsignor Molinari. Grazie, così è arrivato anche Monsignor Tasca e il crocifisso che vedete alle mie spalle è quello dell'oratorio della Santissima Annunziata di Ruta di Camogli. Ma Elisabetta, ti ridò la linea a te. Ecco, infatti vedete che è arrivato proprio in questo momento Monsignor Tasca, che insieme all'amministratore delegato di Ente Baccini sta ammirando queste opere, questi quadri che raccontano il porto di Genova, la sua storia in bianco e nero e che fanno parte di questo importante allestimento. Sta arrivando anche il sindaco. Io invito Tiziana magari ad avvicinarsi, così magari carpiamo anche due parole del racconto che viene fatto. E intanto io saluto anche il sindaco, che lui stesso si avvicina adesso a Monsignor Tasca e all'amministratore delegato di Ente Baccini. Il significato è proprio questo: far unire la parte del porto alla parte della città e, come diceva anche Terrile, far conoscere sempre di più quelle che sono le attività del porto proprio anche alla parte cittadina. Non esistono più i confini, le grate che c'erano un tempo anche prima delle colombiane a dividere queste parti, ma certo è che in una città così stretta è fondamentale che ci sia una comunione anche di intenti, seppur con tutte le difficoltà del caso. E allora io restituisco la linea allo studio e poi ci rivediamo, perché come vedete si sta entrando nel vivo. Allora subito in regia, grazie Elisabetta, grazie Tiziana, subito in regia e poi torniamo per la messa solenne che Primo Canale diffonderà in diretta dal porto di Genova, dal cuore del porto di Genova, tra poco. Tra pochi minuti, telespettatori, in diretta su Primo Canale, la messa di Natale celebrata organizzata dall'ente Baccini, che con il suo presidente ha chiamato a raccolta non solo il mondo delle riparazioni navali, ma anche dei sindacati dello shipping e delle istituzioni cittadine. Abbiamo visto arrivare l'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, lui che è di Padova e si lega indissolubilmente al cuore della nostra città, proprio a pochi metri dal mare, nel porto di Genova. È arrivato il sindaco Marco Bucci, il presidente dell'autorità portuale, vediamoli insieme con il presidente Vianello. Io direi di tornare subito dalla nostra Elisabetta Biancalani, mancano sì 9 minuti all'inizio della celebrazione solenne della messa di Natale. Per noi Elisabetta Biancalani e Tiziano Berti, ripartiamo dalla nostra Elisabetta. Esattamente, io passo subito la linea a Tiziana perché ha ospite proprio l'arcivescovo.
Sì, eccoci qui in compagnia di Monsignor Marco Tasca, Arcivescovo di Genova, con noi anche Monsignor Luigi Molinari, che è il direttore dei Cappellani del Lavoro. Monsignor Tasca, che significato ha questa messa di Natale in un magazzino diventato chiesa oggi? Ma credo che il senso del Natale sia chiarissimo. Gesù è nato non certo in un palazzo, non certo nelle comodità, è nato in una grotta. Qui siamo in un luogo di lavoro, di vita ordinaria. Gesù è nato nella quotidianità e nella semplicità, e qui siamo proprio in un luogo di quotidianità dove uomini e donne lavorano, danno il loro ingegno, la loro professionalità, ed è bello celebrare un'Eucaristia, che vuol dire rendere grazie al Signore per questa presenza e per tutto quello che sono e che fanno. Il porto ormai ha imparato in questi anni in cui è qui a Genova, è fondamentale per la nostra città, soprattutto anche in questo momento dove il lavoro ancora una volta è messo molto spesso in discussione, le famiglie sono in crisi, in forte difficoltà. Sì, da quello che ho potuto capire il porto di Genova ha una grandissima storia da raccontare, una bellissima storia di fantasia, di creatività, di lavoro, di ingegno. E credo che abbia anche una grandissima storia da costruire, ed è questa la bellezza. Davanti a noi abbiamo qualcosa da costruire di bello, come ci hanno lasciato i nostri padri. Anche noi vogliamo lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti questa bellezza, questa possibilità, questa creatività. E quindi proprio per questo anche l'Eucaristia, a chiedere al Signore che ci dia tutto quell'ingegno che ci serve per continuare questa grande storia che ci hanno consegnato. Una messa di Natale che scende, come lei diceva, insomma, tra i lavoratori, tra la gente, in posti forse inusuali, anche se spesso si fa. Adesso poi sentiremo anche Monsignor Molinari. Che cosa si augura per il porto e per il mondo del lavoro in questo Natale? Per il mondo del lavoro mi auguro proprio che sia sempre più al centro dell'attenzione di tutti coloro che devono decidere. È una realtà importantissima per la nostra città, per la nostra regione, il lavoro, per dare il futuro. Quindi è proprio l'augurio, e mi rivolgo in maniera particolare a chi ha questo ministero, questo servizio per il bene comune, di occuparsi e di preoccuparsi del e per il lavoro. Monsignor Molinari, Monsignor Tasca ha detto che il porto di Genova ha una storia bellissima, una storia anche di fantasia e ancora molto da raccontare. Lei come gliel'ha spiegato il porto di Genova quando l'ha incontrato per la prima volta, Monsignor Tasca? Gli ho detto di questa grandissima realtà, appunto, che il porto è coniugata con tutte le altre aziende, tipo Cantiere Navale di Sestri, tipo Acciaierie Italia, tipo Ansaldo, e ho detto che costituiscono una grandissima famiglia nella quale la Chiesa genovese si è sempre trovata come a casa propria, accolti come in casa nostra. Grazie. Che bella questa immagine, vero Monsignor Tasca? Allora la lascio andare perché tanto si prepara, poi ci rivediamo alla fine di questa messa che seguiremo in diretta su Primo Canale. Grazie Monsignor Tasca. Allora direi che Elisabetta ti posso ripassare la linea, a te. Sorelle Materassi, no? Eccoci con tre personaggi fondamentali di questa giornata, a partire dal presidente di Ente Bacini che ha voluto questa messa, Mauro Vianello, il presidente dell'autorità portuale Signorini e il sindaco Bucci. Parto da lei che è il padrone di casa in questa situazione. Immagino anche per lei sia toccante vedere un magazzino industriale riconvertito in questo modo. Sicuramente, una gran bella cosa, una cosa che ci rende orgogliosi di questo. Abbiamo voluto farla perché parte le tradizioni e poi unificare quelle che sono le forze del lavoro, voglio dire, con anche una tradizione, credo che sia fondamentale. Un bel momento di incontro tra porto e città che tutti voi rappresentate. Sicuramente. Con Marco Bucci lavoriamo bene, con Signorini benissimo, quindi problemi non ce ne sono. Grandi sfide per il porto, con oltre 33 cantieri aperti, più quello della diga foranea che è sicuramente il più eclatante, il tunnel subportuale tanto voluto dal sindaco, se si riuscirà, e quindi la chiesa che scende in mezzo... Se si riuscirà. Non volevo essere polemica. No, perché noi come Ente Bacini abbiamo già ricollocato tutte le aziende che dovrebbero essere, come dire, spostate, quindi dal nostro punto di vista problemi non ce ne sono. Se vengono degli altri problemi, ma non credo, se riuscirà mi sembra inopportuno.
Benissimo, tante occasioni di riqualificazione del porto e questa giornata è anche appunto un momento per spiegare alla città cosa sta succedendo. Sì, la tradizione di vicinanza della curia genovese al mondo del lavoro è nota, però forse in un momento in cui la città sta avendo una trasformazione così radicale, sia proprio nella città, sia in tutte le parti dedicate allo sviluppo, al lavoro e agli investimenti, è bella questa messa in un sito così storico per la tradizione industriale cantieristica genovese. Quindi ci sono tanti motivi, secondo me, che ispirano questo evento, direi tutti molto belli. Peraltro il porto da lavoro, se non sbaglio, tra diretto e indotto oltre 30.000 persone, quindi tutti devono sentirsi... Di più, siamo quasi a 70.000. Quindi tutti devono sentirsi partecipi di quello che succede nel porto perché è la loro vita. Ma allora questa intervista è venuta così, però credo che sia abbastanza bello il fatto che ci sia, come ha detto lei, il padrone di casa che è Vianello con i De Baccini, e il presidente del porto e soprattutto il sindaco dimostra che sono 5-6 anni che stiamo lavorando in questo modo e l'evento di oggi, adesso qui, è stato fortuito, però lo testimonia. Esattamente, sindaco. Certo, la città è la grande città di Genova perché ha il porto. Il porto di Genova è il grande porto perché ha la città, le due cose sono inscindibili e abbiamo trovato il modo per lavorare tutti assieme, questo per me è il grande vantaggio di questi anni e negli anni futuri faremo sempre di più, quando c'è un problema ci mettiamo attorno a un tavolo e lo risolviamo, questo è l'approccio fondamentale e con questo approccio si fanno veramente le grandi cose, lo abbiamo dimostrato, lo stiamo dimostrando, lo dimostreremo ancora di più in futuro. Quindi io sono assolutamente convinto che qui sia il momento giusto. Sono venuto via dal Consiglio Comunale perché abbiamo, come sapete, la maratona del bilancio, ma sono venuto via apposta perché non posso mancare, la città non può mancare in questo momento dove dimostriamo ancora una volta, attraverso una celebrazione importante, che stiamo tutti assieme lavorando per il bene della nostra città. Ancora una volta la Chiesa è stato un momento d'unione. Noi ricordiamo, anzi io ero un po' giovane se vi consentite, ma ricordiamo gli anni caldi del porto, l'86, l'87, il commissariamento della Culmve, quell'incontro a Palazzo Tursi col sindaco Campart, con Magnani presidente della Giunta regionale, con D'Alessandro e Batini uniti dal cardinale Siri. Oggi non vogliamo dare certo chissà quale valenza, ma può essere veramente, e la vostra presenza o l'uno accanto all'altro lo dimostra, un grande momento di ripartenza proprio in nome dell'unione di intenti. Sicuramente una grande cosa, come ha già ripetuto il sindaco e il presidente Signorini, l'unità, la forza e la voglia di lavorare insieme fa sì che vengano questi eventi che sono sicuramente molto belli per la tradizione, ma anche per il lavoro. Lavorare insieme senza pregiudizi, dialogando e discutendo si trovano le soluzioni. Noi non facciamo mai polemiche, cerchiamo di ragionare per il porto, per il lavoro, per l'industria che è importantissima, qua lavora solo anche in questo settore, lavora 3.000 persone, oltretutto in tutto il porto 70.000, qua ne lavora 3.000, è un sito importante, ci sono delle commesse importantissime. Proprio di questi giorni, non posso perché ovviamente è riservata, però c'è la possibilità che arrivi una grande commessa del valore di oltre 500 milioni che porterà lavoro per tanti anni anche qua. Diciamo, funziona tutto bene. E voi siete disponibili per la vostra parte ovviamente a trovare nuovi spazi per le riparazioni navali? Sì, intanto mi ero dimenticato di sottolineare che l'evento è anche la conversione religiosa di Vianello, che diciamo, è ancora più eclatante di tutte le altre notizie. Io sono laico, però non ho il dono della fede, però come vedo organizziamo anche delle belle cosette. Sì, no, ha già detto tutto Mauro. Vorrei ancora dire che la Chiesa, è chiaro che ha una funzione particolare perché sovente le istituzioni laiche possono avere anche una valenza, un colore politico. Qui noi avremo molti lavoratori, la Chiesa è un terreno neutro, alle volte facilita il dialogo, facilita la comprensione di posizioni che magari non sono così distanti, ma gli umori di fondo possono essere
un po' contrapposti. Comunque nuovi spazi dovrebbero conquistarli, eh? Facciamo questo patto. Assolutamente sì, cioè se c'è lavoro che arriva a Genova è obbligo delle amministrazioni trovare il modo affinché il lavoro venga in città. Ricordiamoci che gli obiettivi sono sempre gli stessi, grande qualità di vita per tutti e soprattutto lavoro per tutti. Quando noi raggiungiamo questi due obiettivi abbiamo fatto il nostro lavoro. E per creare lavoro intanto... Allora, io vi lascerei andare a questo punto e passo la linea a Tiziano Berti con un altro ospite. Grazie a tutti e tre. Grazie a voi. Sì, eccoci, io sono in compagnia di Vittorio Crovetto della Confraternita Santissima Annunziata di Ruta di Camogli, pochi istanti prima dell'inizio della celebrazione, mentre si stanno sistemando gli ospiti, perché siete voi che avete portato questo crocifisso. Allora, volevo che ce lo spiegasse un po', ce lo raccontasse. Sì, è un Cristo processionale, noi lo portiamo nelle processioni, non lo portiamo mai in giro fuori dalle processioni, proprio in queste occasioni dove qua siamo stati invitati e allora ben volentieri l'abbiamo portato per abbellire un po' il palco dietro e tutte queste cose. Quali sono le sue caratteristiche? Le caratteristiche sono i canti che sono in ottone argentato, l'immagine che è sarà del 1800, l'immagine, niente, ha un peso di 110 kg, perciò non è né piccolo né grosso, perché ne esistono dei più piccoli e dei più grossi. Per questa occasione è giusto perché non ne riempie troppo e si vede, ecco, tutto lì. Vedo che sopra la targa in RI c'è un ramo verde. Sì, il ramo verde è l'ulivo. L'ulivo da una parte e dall'altra, che non si vede, c'è la palma. Sarebbe la palma e l'ulivo nel tempo pasquale della palma e l'ulivo. Insomma, questo ulivo segno di pace. Allora, sta per iniziare la messa e quindi vi ridiamo la linea allo studio e poi ci rivediamo alla fine della celebrazione. Credo che Elisabetta Biancalani sia pronta per un nuovo collegamento direttamente dall'ente Bacini di Genova, da questo capannone del porto di Genova, dove c'è il lavoro, quello come noi lo intendiamo. Elisabetta. Sì, si respira un'aria molto particolare, noi aspettiamo ormai l'inizio ufficiale proprio di questa funzione. Io intanto do il benvenuto anche a Bruno Guglielmini buongiorno di Amico Encola, la prendo un po' in sorpresa. In attesa di questa messa, che racconta un po' un messaggio, ne parlavamo prima col sindaco, col presidente di Enti Baccini, di unione tra porto e città, è vero? Un po' di, non diciamo di pacificazione, perché non c'è stata mai una vera e propria guerra, comunque un bel momento. Bellissimo, è stata un'ottima idea, un'ottima iniziativa. Vedo che c'è anche il sindaco. Sì. E quindi complimenti a Ente Bacini per l'organizzazione di questa cosa. Bene, grazie mille Guglielmini, linea adesso alla messa. Ecco viene il Signore potente, sarà chiamato Emanuele, Dio con noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Eccellenza, grazie della sua presenza significativa e importante alle riparazioni navali. Un settore che innanzitutto è un patrimonio umano,
fatto di onestà, di laboriosità, un patrimonio fatto di professionalità, di competenza, direi ai massimi livelli. Poi un patrimonio tecnologico. Qui in questo settore si fanno lavori di importanza che non esito a definire unica. Grazie quindi della sua presenza, dell'incoraggiamento che dà a lavoratori e imprenditori, a responsabili della comunità locale. Grazie. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questa Eucaristia riconosciamo i nostri peccati. Signore, difensore dei poveri, Kyrie eleison. Cristo, rifugio dei deboli, Christe eleison. Signore e speranza dei peccatori, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Esaudisci con bontà le preghiere del tuo popolo, Padre, perché coloro che si rallegrano per la venuta del tuo Figlio unigenito nella nostra carne possano giungere al premio della vita eterna quando verrà nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Cantico dei Cantici. Una voce, l'amato mio, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. L'amato mio somiglia a una gazzella o a un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia dalle inferriate. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto, perché, ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico sta maturando i primi frutti e le viti in fiore spandono profumo. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto. O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole. Parola di Dio. Sentiamo, grazie a Dio. Preghiamo insieme e diciamo: esultate, o giusti, nel Signore, cantate a Lui un canto nuovo. Esultate, giusti, nel Signore, cantate a Lui un canto nuovo. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate. Esultate, giusti, nel Signore, cantate a Lui un canto nuovo. Il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Esultate, o giusti, nel Signore, cantate a Lui un canto nuovo. L'anima nostra attende il Signore, Egli è nostro aiuto e nostro scudo,
È Lui che gioisce il nostro cuore. Nel Suo santo nome noi confidiamo. Esultate, o giusti, nel Signore, cantate a Lui un canto nuovo. Alleluia, alleluia, alleluia. O astro che sorgi, splendore della luce eterna, sole di giustizia, vieni, illumina chi giace nelle tenebre e nelle ombre di morte. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Grazie per questo invito a celebrare questa Eucaristia. L'Eucaristia è il rendimento di grazie. Grazie per la vostra presenza, per tutti quelli che sono presenti, quelli magari che non possono e avrebbero voluto essere presenti, per le autorità, per tutti coloro che fanno sì che questa realtà sia una realtà di benedizione. Abbiamo sentito il Vangelo di Luca che ci parla di Maria che va a trovare la cugina Elisabetta. È interessante un po' la situazione che si viene a creare tra queste due donne: Maria, una ragazza di Nazareth, con i suoi sogni, i suoi progetti, il suo futuro. A un certo punto si incontra con una proposta. È molto interessante questo nostro Dio che non si impone ma propone. E tutti sappiamo almeno il fatto dell'annunciazione. E di fronte a questa proposta Maria dice di sì. Ma è interessante il primo pensiero che le viene. Avrebbe avuto tutti i motivi per dire: ma insomma sono incinta, adesso sto qui a casa, penso alle mie cose, guardo le mie cose, ho tutti i diritti. Cosa fa? Si alzò e andò in fretta. È molto interessante. Questi due verbi sono fondamentali per capire come Maria non si sta chiudendo nei suoi interessi. Dice: no, è importante che io mi alzi e vada, e vada. Ed è proprio questo, credo, che sia un po' il Natale che il Signore ci sta proponendo. Ce lo sta proponendo poi come comunità. Potremmo chiamare questa forse la comunità del porto, non so se tecnicamente sia corretto. Ma allora sentire anche in questa comunità la bellezza di vivere la comunità, il vivere insieme, il poter camminare insieme, il poter sognare insieme, il poter condividere. Quanto è bello! E Maria lo fa, si alza in fretta e va per condividere una sua storia, che poi sappiamo dal racconto del Vangelo di oggi che è anche la storia della cugina
Elisabetta. Allora credo che sia davvero bello in questo momento chiedere al Signore Gesù che nasce la grazia di crescere sempre di più nel camminare insieme, nel sentire che insieme siamo chiamati a dare il nostro apporto per il bene comune. Camminare insieme, scegliere insieme, credo che siano davvero dei segnali che anche come Chiesa stiamo vivendo, impegnati come siamo nel Sinodo. Papa Francesco l'ha chiesto per tutta la Chiesa, questo camminare insieme, che sia davvero la caratteristica di questo nostro tempo. C'è poi un secondo aspetto del Vangelo che mi colpisce molto, ed è il fatto che Elisabetta, dice il testo, è anziana e non poteva avere figli. E abbiamo di fronte a noi il fatto che il Signore, il nostro Dio, è il Dio dell'impossibile, è il Dio dell'impossibile. Maria rimane incinta come noi crediamo per opera dello Spirito Santo. Elisabetta nella sua vecchiaia ha un figlio. E allora credere nel Dio dell'impossibile vuol dire non fermarci soltanto alle nostre possibilità, a quello che noi possiamo, sappiamo, crediamo di saper fare. È molto interessante ed è molto importante. Sia Maria che Elisabetta sapevano che potevano avere dei figli, ma in un senso e anche nell'altro è stato un dono, è stato un dono. Allora credo che anche qui la seconda grazia che chiedo al Signore per questa comunità è proprio la grazia di andare sempre al di là di quello che noi pensiamo siano le nostre possibilità, quello che possiamo fare, quello che possiamo dire, quello che possiamo sentire o pensare, e davvero credere che il Signore forse ci darà delle intuizioni di qualcosa che a noi sembra impossibile, ma che il Signore sogna per noi. Sognare quello che il Signore sogna per noi, qui parlo come credente. Il Signore ha un grande sogno su di noi, sulle nostre comunità, sul nostro lavoro, sul nostro futuro. Ha un grande sogno, come dice il Vangelo di Giovanni. Io sono venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza. Questo è il grande sogno di Dio. Avere la vita e averla in abbondanza. Chiediamo davvero insieme la grazia di credere insieme a questo Dio che ha grandi sogni per noi. E chiede a noi di essere cooperatori dei suoi grandi sogni. Davvero affidiamoci anche all'intercessione di Maria, Madonna della Guardia. Il Signore viene per essere la luce che rischiara il cammino degli uomini. Dal buio delle nostre incertezze e dei nostri sbandamenti lo invochiamo. Preghiamo insieme e diciamo: vieni luce del mondo. Perché la nostra preghiera unanime sostenga tutta la Chiesa, il Papa, i Vescovi, i presbiteri e i cappellani del lavoro, perché ottengano forza in abbondanza dallo Spirito Santo, preghiamo. Vieni luce del mondo. Per coloro che operano nella politica e nell'economia, perché riconoscendo in Gesù il Signore della nostra vita, lavorino per il bene comune, la cultura dell'accoglienza e il rispetto del creato, preghiamo. Vieni luce del mondo. Per la nostra città, perché vengano prese con sollecitudine le decisioni necessarie al consolidamento e allo sviluppo del porto, dell'industria e di tutti gli altri settori, preghiamo. Vieni luce del mondo. Per i caduti sul lavoro, per coloro che subiscono violenze,
per coloro afflitti da malattia o da altri dolori fisici e morali, perché con il concorso di tutti possano superare le difficoltà, preghiamo. Vieni, luce del mondo. Per noi qui riuniti, perché trascorriamo questi ultimi giorni di avvento nella preghiera e nel raccoglimento e ci impegniamo con fervore missionario a trasmettere il nostro patrimonio di fede, di valori e di cultura, preghiamo. Vieni, luce del mondo. E nel silenzio affidiamo al Signore ogni nostra particolare intenzione. O Padre, che nella sollecitudine di Maria verso Elisabetta ci offri un esempio di attenzione premurosa verso i fratelli, in forza di questo pane eucaristico, donaci nuovo slancio interiore per condividere con gli altri tutto ciò che siamo e abbiamo. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa. Nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente giusto rendere grazie a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico avversario venne la rovina, dal grembo virginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli e sono scaturite per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria. In lei, madre di tutti gli uomini, la maternità redenta dal peccato e dalla morte si apre al dono della vita nuova. Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia in Cristo Salvatore nostro. E noi, nell'attesa della sua venuta, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. La tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco e tutto l'ordine sacerdote, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giorgio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato e ci ha insegnato anche a chiamarlo Padre nostro. Ed è con questo spirito che vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, Tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il Tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. La partecipazione ai divini misteri, o Signore, sia per il tuo popolo continua difesa, perché nella piena obbedienza alla tua volontà ottenga in abbondanza la salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. Davvero un augurio di un santo Natale a tutti voi e alle vostre famiglie. Natale, sì, dobbiamo essere più buoni, sì, è vero, ma noi sappiamo che il Signore Gesù, quando è nato in una vita, in un momento di vita ordinaria, quotidiana, è lì che ha vissuto, è lì che per 30 anni ha dato una mano a suo padre nel lavoro, nel lavoro. Ecco, chiediamo davvero al Signore la grazia di vivere sempre questo momento della quotidianità come un momento di grazia che Lui ci dà per vivere bene e per darci una mano per vivere sempre meglio. Grazie anche alla confraternita di Ruta che ci ha fatto e ci ha portato questo bellissimo crocifisso, davvero grazie. Proprio è un segno dell'ingegno e della fede della nostra gente. Bello, grazie davvero, grazie. E chiediamo al Signore la sua benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica, vi protegga e vi guidi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Grazie.